L'ulteriore conferma di una visione che si conferma giorno dopo giorno, fuori dalla logica degli slogan, con azioni concrete, l'azione concreta del teatro del carcere di Lucciardone, l'azione concreta della produzione di pasta nel carcere di Lucciardone, l'azione concreta delle attività lavorative che vengono fatte dai detenuti insieme con l'amministrazione comunale, nelle strade, nelle vie, nei parchi, l'attività affidata ai detenuti di curare il carro e la strada di Santa Rosalia, di partecipare a questa grande festa, che è la più grande festa della città, oggi ha un altro passo avanti con questa iniziativa di una possibilità per i detenuti di apprendere arti e mestieri legati al restauro in una sede privata prestigiosa come questo Palazzo Butera, grazie alla sensibilità di chi ha aperto questo palazzo privato a dei detenuti. È la conferma che per noi i detenuti devono essere soggetti al diritto e quindi devono scontare la pena, ma sono soggetti di diritti perché sono esseri umani come tutti noi. E tutta questa esperienza, questa visione, questo io sono persona, noi siamo comunità, che costituisce il motivo dominante di questa amministrazione comunale e oggi dell'intera città, ha attirato l'attenzione dei vertici penitenziari del Messico, che sono venuti in delegazione qui a Palermo assieme con l'Agenzia delle Nazioni Unite per conoscere questa esperienza, per conoscere questo esempio. Con il lavoro di pubblica utilità si raggiunge davvero, si attua il principio della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti e diciamo che si sana quella frattura che si era praticamente creata con la commissione del reato. Il detenuto restituisce alla società un po' quello che le ha tolto perché ha prodotto un danno e quindi cerca di riparare al danno che ha commesso. L'idea delle Nazioni Unite è quella di permettere uno scambio tra l'Italia e il Messico in materia di gestione del sistema penitenziario e l'esperienza di Mi Riscatto Per, Roma e adesso Palermo è un'esperienza di grande interesse innanzitutto per le Nazioni Unite che promuovono una riforma penitenziaria a livello internazionale, ma anche per il Messico che attraversa un momento difficile che può trovare, ha trovato nella prassi dell'esperienza di Mi Riscatto Per, soprattutto Mi Riscatto Per Palermo, un'esperienza di interesse e di ispirazione. Perché Palermo, per lo che rappresenta in sé la storia di Palermo. Palermo ha alcune caratteristiche di implementazione di questo modello che possono essere molto efficaci per la città del Messico, per la città del Messico rappresenta delle peculiarità particolari, quindi rispetto a Roma invece il modello di Palermo sarà, può essere più efficace. Uno degli sforzi è